parziale, ecco, sulla vicenda di Villa San Giovanni, questa notte 20 bambini sono dovuto stare fuori in macchina, dormire in macchina con questo freddo. Ecco, voi come garante cosa ci dite? Sono stato in stretto contatto stamattina con Maria Grazia Richichi, il sindaco facente funzione di Villa, con la prefettura di Reggio Calabria, ho chiamato anche l'ufficio di presidenza della regione Sicilia, e questi bambini devono in qualche modo muoversi. Loro sono tutti siciliani, ovviamente mossi da genitori. Abbiamo la presenza di una bambina di 11 mesi, una bambina di 5 anni, una donna incinta, sono in tutto, ripeto, una ventina di minori. E il comune di Villa stava lavorando stamattina per tentare di trovare una struttura per metterli lì, però l'idea sarebbe forse quella del buonsenso, quella di fargli passare lo stretto, fare in modo che ad accoglierli all'imbarcadero a Messina ci siano le autorità anche sanitarie, dare il tempo di arrivare ai propri domicili e poi metterli in quarantena, anche se suppongo che i genitori saranno denunciati perché si sono mossi contravvenendo alle disposizioni del governo. Ecco, si parla che sono nomadi, è così? Sono dei nomadi? No, io non ho contezza che siano nomadi, so che sono figli di operai siciliani e che si sono mossi per ritornare in Sicilia. Non ho questa informazione. Ecco, quello che ha fatto il sindaco, su un suo giudizio, ha fatto bene bloccare, diciamo, non solo i bambini, ma anche le persone adulte, ecco, ieri sera, a non far passare lo stretto. Ma il sindaco, quello di Messina. Di Messina, sì. Quando ci sono bambini bisogna avere buon senso. Quando ci sono bambini bisogna sempre rispettare le regole. In questi casi i genitori non l'hanno rispettata, ripeto. Però quando ci sono bambini, una donna incinta, secondo me buon senso meriterebbe di farli arrivare nelle loro case, nei loro domicili. Sono tutti siciliani. Certo, non posso stigmatizzare il sindaco perché si è attenuto scrupolosamente alle disposizioni, ma quando ci sono bambini e si è in stato di emergenza, forse il buon senso dovrebbe prevalere anche sulle leggi. Non che bisogna contravvenirle, questo sia ben inteso. Poi non è che stiamo parlando di un numero esponenziale, stiamo parlando più o meno di 95 persone.